ma io sono qui stasera anche per parlarvi di quello che è l'esame finale, appunto, all'interno del programma di Europei. Date molta importanza alle lezioni di improvvisazione che saranno poi propedeutiche all'esame finale, in quanto il nostro prof farà di tutto, ma veramente di tutto, per mettervi in difficoltà. Vediamo un pochettino quelle che sono, appunto, le regole dell'esame finale. Prendere un voto altissimo, quindi cercare di prendere il 30, dobbiamo Tu hai preso a evitare 30? di dire no. Tu Io hai sono a preso a 30? 30. Soltanto Sì, in ho più due. insieme Alessandro. Quanto hanno preso a 30? In due su 50 hanno preso a 30, quindi congratulazioni. Grazie, prof, grazie. È stata una sfida, sono stato molto robotico, ma sono riuscito a superarla, per fortuna, insieme ad Alessandro. Quindi dobbiamo evitare di dire no e non, perché dobbiamo abituarci al linguaggio del sì, al linguaggio propositivo. Se diciamo no, attraiamo emozioni e situazioni negative, quindi bisogna sempre dire di sì. Dobbiamo utilizzare le power words attinenti al nostro segno. Io ero formica, ad esempio, e ho utilizzato le power word della formica, come ad esempio ordine e struttura, e il prof deciderà in base a ogni domanda quale delle due power word usare. Dobbiamo sempre essere noi stessi, quindi anche durante l'esame, durante un colloquio di lavoro, dobbiamo toglierci la maschera e utilizzare noi stessi. L'improvvisazione servirà quindi a dimostrare chi siamo. Sono qua soltanto 4 minuti e 30 secondi, soltanto che sembra che il tempo non passerà mai, in quanto nel momento in cui cercherete nella vostra mente di organizzare un discorso, il prof vi impedirà di dire le power words e vi porterà a dire di no. Quindi, ma sei ansioso? No, io dicevo assolutamente, prof, sono ansioso e quindi dovevo evitare di dire il no. Bisogna quindi cercare di trascendere le logiche quotidiane. Quindi la prima domanda riguarderà il presentarsi, quindi dovremo presentarci e per fortuna in questo primo step il professore ci lascerà in pace. Successivamente ci sarà una domanda relativa alla storia di MasterEuropei e la difficoltà incrementerà, in quanto mentre ne racconteremo la storia, il prof cercherà di interromperci e dovremo sempre cercare di utilizzare le power words e infine 2 minuti per raccontare quella che è la cultura e l'assetto valoriale di Master Europei. E qui vediamo le power words di ciascun segno. Vediamo che, ad esempio, la formica vuole una vita stabile, sicura, strutturata e così via. Vediamo le power words di altri segni, come il cane. Il cane è colui che ama la relazione, l'amicizia, l'amore, il team working. Quindi il cane vive bene all'interno di un team. Poi, non so, abbiamo Emma Ora che abbiamo vuole. Emma che poi ci parla della sua esperienza, Esatto. vero? Sì, vi parlo della mia esperienza all'esame finale di Soft Skills. Devo dire che è un esame che sembra facile, ma in realtà ha molti trabocchetti. Il prof ci fa domande in maniera tale da, diciamo, cascare, ma noi dobbiamo stare attenti a non cascare. Però devo dire che nel momento in cui capiamo davvero chi siamo e quindi la nostra vera natura, cercheremo di essere noi stessi. Quindi diciamo che le parole, le power words ci verranno anche un po' spontanee, visto che le sentiremo nostre. E quindi anche nell'improvvisazione, diciamo che cercheremo di fare del nostro meglio in quanto sentiamo proprio nostre le power words. Per esempio, io sono cane, quindi ricordo che il prof mi chiese relazione e fiducia, mi venne abbastanza semplice, insomma, rispondere. Quindi questo aiuta molto a capire davvero chi siamo, nonostante l'improvvisazione durante un esame. Ok, e quindi ci sono anche le power words dell'ape, che è molto focalizzata, come vedete, le power words del gatto, che ci vengono descritte da Dominga telegraficamente. Sì, ciao a tutti ragazzi. Anche io appunto ho sostenuto l'esame finale di Soft Skills col professore. In questo esame ovviamente dobbiamo pronunciare alcune delle nostre parole chiave, tra cui quelle del gatto sono l'autonomia, l'indipendenza, la libertà. Il gatto è sempre alla ricerca della libertà. Io l'ho ritrovata nel viaggio, quindi uscendo dalla mia zona di comfort. E quindi insomma la libertà sia nel lavoro, io cerco la libertà sia nell'ambito lavorativo, e anche nella mia vita personale, comunque, in una futura relazione.
Ottimo, grazie Dominga. Se volete contattare Dominga dell'e-tourism, chiamatela, whatsappatela al più 48 871 374 237. E queste sono le mie power words, quelle della giraffa e anche quelle di Christian e di Rosa che ci stanno seguendo oggi. Siamo tutte giraffe, sono poche, comunque ci sono. Quindi, prima domanda verte sulla storia di Massero Pay. La seconda domanda verte sulla storia di Massero Pay, la potete vedere sul mio canale YouTube. Poi un argomento che riguarda la cultura di master europei, ve la scegliete sul mio canale YouTube. Questo esame è una sorta di simulazione di un colloquio di lavoro. Quindi vi consiglio già di iscrivermi sul mio canale YouTube già da adesso, in modo da tenervi aggiornati passo passo su quello che succede. Quindi, come avete visto, il voto parte da 30, se dite 0 no e dite tutte le power words, prendete 30. Come fare, per esempio, a prendere 28 se dite un no e vi scordate una power words, quindi è 30 meno 2 è 28. L'abbiamo già spiegato l'altra volta. Il voto sul diploma è quello polacco, per cui tutti i voti poi andranno convertiti nel corrispettivo polacco e come vedete qui per esempio il 30 diventa 5 e il 18 diventa 3.